Perché parliamo di seconda rivoluzione industriale, differenziandola dalla prima? Perché da un lato si allargano le fonti energetiche, non più solo il carbone, ma si aggiunge il petrolio a un certo punto e soprattutto l'utilizzo delle energie elettriche. E quindi aumenta questa potenzialità energetica. Poi c'è l'allargamento dei settori produttivi a quello tessile e metallurgico-meccanico delle origini, si aggiunge quello chimico, quello elettrotecnico e quello siderurgico in senso moderno. E poi c'è anche un allargamento dei paesi che sono toccati dalla rivoluzione industriale, l'Inghilterra, il Belgio e una parte della Francia e della zona renana all'inizio. Poi adesso, nella seconda rivoluzione industriale, arriva la Germania, arrivano gli Stati Uniti, arriva il Giappone, arriva l'Italia del Nord all'inizio del Novecento, arriva una parte della Russia. E quindi siamo di fronte a un allargamento anche fisico degli spazi, della trasformazione economica. Naturalmente questo comporta anche delle differenziazioni, non è semplicemente l'allargamento di un modello, è anche la sostituzione di sistemi di governo della rivoluzione industriale, dell'economia con altri. Per esempio, il ruolo dello Stato aumenta e quello delle grandi banche che servono per finanziare gli investimenti più costosi, quelli che non hanno un immediato ritorno. Naturalmente c'è anche il problema di limitare un eccessivo peso di imprenditori monopolisti, i quali si impadroniscono di interi settori di mercato. Questo succede soprattutto nel settore petrolifero, con la Standard Oil di Rockefeller, che diventa monopolista di un settore produttivo, quello del petrolio, al punto tale da esigere che gli Stati Uniti facciano un atto parlamentare proprio per imporgli di rompere il monopolio. Come si vede, stiamo arrivando alla nostra modernità, problemi che fanno parte di quella che è l'economia contemporanea, sono generati in questa seconda metà dell'Ottocento.